Benvenuti in questo nuovo video in cui parlo della mia esperienza dopo averle recensite di due borse. Una è quella di Kate Spade e l'altra è di Chloe. Ti invito ad andarti a guardare le recensioni e prima di farti vedere il video ti chiedo tre cose. La prima è di iscriverti al mio canale YouTube, attivare le notifiche. La seconda è di seguire la mia pagina Facebook con un bel like. La terza è di andare a guardare tutte le informazioni sul Made in Italy, le borse e chi più ne ha più ne metta sul mio blog all'indirizzo blog.ornellozino.it. Trovi tutti i link sotto questo video. Ci vediamo tra poco. Il bello delle borse originali è che puoi esibirle, compra sempre originale. Questo per me è fondamentale, compra sempre originale e soprattutto compra borse che ti possono essere anche utili in vari momenti della giornata. Faccio una recensione nuova, o meglio, una opinione su quelle che sono queste due borse dopo averle utilizzate. Parlo della borsa di Kate Spade e di Chloe. Devo dirti, le ho usate in combinato perché avevo bisogno, insomma, per un evento e per delle cose che ho fatto un po' di tempo fa, avevo bisogno sia di avere il computer, un ricambio per la giornata e tutto il resto, sia di avere una borsa ovviamente da mettere il portafoglio, il telefono per poter girare in giro. Quindi partiamo dall'esperienza con questa borsa di Kate Spade. È entusiasmante, questa è una parola, insomma, che mi viene da dire, nel senso che è una borsa studiata con molta intelligenza, perché ha gli spazi divisi per quello che davvero, ad esempio, serve a me, che vado al lavoro, ho bisogno dell'agenda, di avere gli spazi per un cambio e tutto il resto. Ti faccio rivedere, se non hai visto la recensione, che ti invito ad andare a guardare, che ha gli spazi ben separati, i pelli imbottiti, ci sono, insomma, tutti gli scomparti per poter mettere il telefono o comunque infilare delle pochette. È stata un'esperienza chiaroscura e ti spiego perché. Ovviamente è una borsa che tendenzialmente si dovrebbe portare a mano, però è predisposta anche per la tracolla. Il problema che ho avuto, ed è un problema abbastanza grave visto che è una borsa portacomputer, è quello che uno dei due passanti laterali è venuto via. E questo, purtroppo, ti dico che è una cosa a cui pensano in pochi, cioè nel senso che lo studio del prodotto non può essere solo funzionale ed estetico, deve essere anche tecnicamente supportato da qualcosa che non crei problemi, perché la borsa, staccandosi questo, io avevo la borsa, insomma, col computer e una pochette, cioè non avevo neanche grandi cose, e l'agenda, quindi non pesava tantissimo, la borsa è caduta e si è ammaccato un pochino, insomma, il mio portatile. Non vado a chiedere i danni per questo, però è ovvio che non avendo l'imbottitura antiurto, per dire, sotto, tu devi mettere in condizione che la borsa non ceda. E quindi, insomma, invito a fare un pochino più attenzione a questa cosa, come vedi. Per il resto, però, che posso dirti, che è una borsa figa, davvero bella, e ti faccio vedere anche perché. Se ricordi, questa borsa diventa anche uno zaino, quindi io, non avendo potuto in questo momento sistemarmi, questo qui lo farò presto, magari rinforzando anche questo lato qua con dell'antistrappo, delle cose un po' più tecniche, non ti voglio tediare in questo video. Ho utilizzato praticamente la questione della trasformazione in zaino come se fosse una tracolla, e quindi uso sì le due maniglie, questo qui per portarlo, ma uso anche questo, in modo che la borsa, ovviamente non è comodissima perché non è una tracolla, però mi permette di tenerla anche così e di poterla appoggiare un po' dappertutto. Quindi io la tengo bene o male sempre così. Utilissima questa tasca davanti, mi è servita per le penne, per riporre dei bigliettini da visita, insomma, davvero, per me la borsa, se non fosse stato, insomma, per il cedimento di questo passante, sarebbe stata perfetta. Un consiglio che mi sento di dare è che magari il passante, se fosse stato messo all'interno con dell'antistrappo e fosse stato cucito e poi ripassata la cucitura sopra,
difficilmente si sarebbe rotto così velocemente. Essendo all'esterno, questa cosa è molto più probabile, che ovviamente è più fragile, ma visto che è stato studiato anche per portare un computer, diciamo, suona un po' strano che non sia stata pensata questa cosa. Comunque, borsa ripromossa. Questa invece è un bonbon, se non fosse che ovviamente ci sono dei dettagli estetici bruttini che secondo me andrebbero, cioè, non ci avevo fatto neanche tantissimo caso quando ho fatto proprio la recensione utilizzandola, però delle cose si vedono e si vedono davvero tanto. Una cosa che posso dirti è che guardando la recensione una mia amica mi ha detto dalla indietro perché la lampo non funziona, in realtà la lampo funziona, infatti gliel'avevo detto che probabilmente era meramente un problema dettato da come l'avevo messa la borsa e quindi non sapeva bene la lampo. Ovviamente i dettagli brutti sono relativamente a questa lampo, proprio questo fatto, insomma, che non coincide l'appoggio della lampo sulla borsa, ma in generale questa borsa è davvero davvero bella e utile. Perché? Perché prima può essere portata, insomma, davvero come sottobraccio ed è comodissima, in modo che tu hai questa tranquillità. Così può essere portata anche di lato e quindi magari io l'ho messa anche sotto il cappotto perché pioveva, è comodissima per essere indossata. E questo fatto che non hai bisogno neanche di inserirla questa tracolla, dall'altro lato è una cosa negativa perché hai questa qua che è lunga e quindi se vuoi portarla così non la devi appoggiare, devi fare attenzione, insomma, a riprenderle tutte e due ad appoggiarle. Nella sostanza ti dico che, come vedi, il materiale sta cedendo un po', ma è normale, anche perché questo tipo di borse è bello che invecchino, e quindi per me è davvero un ottimo acquisto. Bravo Ornella! Siamo arrivati alla fine di questo video e ti invito ad iscriverti al canale YouTube, a cliccare sulla campanella per attivare le notifiche, a seguirmi sulla mia pagina Facebook, a commentare, a condividere questo video se ti è piaciuto e a suggerirmi borse o delle curiosità se ne hai sotto questo video. Ti aspetto anche all'indirizzo blog.ornellaozino.it e al prossimo video. Ciao Ornella!